Ma se la siderurgia. A settembre presenterete questo piano? Sì, oltre 3 ore di incontro con i segretari confederali, con i segretari metalmeccanici sulla politica industriale che stiamo realizzando finalmente nel nostro paese e che ha già segnato dei dati estremamente positivi, oltre 800.000 occupati in più già in questa parte iniziale della legislatura, 66.000 in più nell'industria manifatturiera e quasi tutti a tempo indeterminato. Tra l'altro con una politica per il lavoro molto importante e significativa che è stata contraddistinta anche dal taglio del cuneo fiscale. L'industria e il lavoro sono al centro della nostra attenzione anche oggi in vista della nuova legislatura europea che ci vede impegnati in Italia e in Europa affinché anche l'Europa cambi e punti con determinazione sullo sviluppo produttivo e industriale e sulla tutela del lavoro europeo. A settembre presenteremo il piano d'azione Made in Italy 2030 per delineare una chiara politica industriale che intendiamo realizzare in Italia e in Europa a sostegno dell'impresa e del lavoro, affrontando i nodi di fondo, quali quelli della siderurgia. Siamo riusciti nell'impegno di azionare il bando per la procedura pubblica internazionale nei tempi in cui ci eravamo prefissati, riprendendo in mano la siderurgia italiana. A Taranto, Genova, Novi Ligure, negli stabilimenti dell'ex Ilva, così come a Piombino, a Terni, perché dalla siderurgia e con la siderurgia si costruisce l'industria manifatturiera del nostro paese. Lo stesso stiamo facendo nel settore dell'auto, accompagnando e rafforzando la transizione verso i modelli sostenibili. In questi 20 mesi non è stato chiuso un sito industriale. Abbiamo salvaguardato i siti industriali, talvolta attraverso un'opera di riconversione, come è accaduto con Varsila di Trieste o con Magneti Marelli in Emilia-Romagna, in altri casi affrontando crisi strutturali che duravano da decenni, come a Termini Imerese, 12 anni di cassa integrazione, finalmente vi è la possibilità di far ripartire quel sito industriale. Così come a Piombino, oltre 9 anni di cassa integrazione, finalmente abbiamo degli investitori internazionali che con noi, considerando di realizzare lì un polo siderurgico green all'avanguardia in Europa. La politica industriale, la politica produttiva, la politica del lavoro è tornata finalmente al centro dell'azione dell'Italia e con l'Italia dell'azione dell'Europa. Ministro, non c'è Ilva in mezzo?